commerciale della Croazia. Nel 2022 noi abbiamo superato gli 8 miliardi di euro di interscambio, siamo uno dei maggiori investitori in questo paese, anche in settori strategici, penso addirittura al settore bancario, al settore finanziario, ma anche dal punto di vista, dicevo, multilaterale, dai temi dell'Unione Europea. Ieri sera una importante cena nell'ambito di una serie di round, di cene ristrette dei capi di Stato e di Governo europei in vista dell'agenda strategica, in vista dell'allargamento, grandi materie sulle quali è bene parlarsi con il tempo necessario, parlarsi con la franchezza che è necessaria. L'Europa deve chiaramente ripensarsi per essere in grado di affrontare le grandi sfide che le crisi internazionali, ma anche le opportunità legate ad esempio alla riunificazione dell'Unione Europea, perché a me non piace chiamarlo allargamento, mi piace chiamarla riunificazione, ci pone di fronte. Dicevo, dai temi dell'Unione Europea a quelli della NATO, dall'aggressione russa contro l'Ucraina fino alla crisi di Gaza, le sfide globali sulle quali le nostre nazioni possono trovare ulteriori ambiti di cooperazione bilaterale, anche insomma per il ruolo che abbiamo con il Mar Adriatico, con il Mediterraneo, anche in trilaterale con la Slovenia. Io ho incontrato il primo ministro Golob a Roma proprio qualche giorno fa. Abbiamo convenuto che Italia e Croazia possano e debbano lavorare insieme sempre più intensamente, sempre più in modo sinergico, anche perché in questo primo anno dall'attuale governo ci siamo spesso trovati d'accordo nei nostri punti di vista su molte questioni con il primo ministro. Chiaramente cultura, turismo, scienza, energia, difesa, che credo sia uno dei settori sui quali sicuramente si può rafforzare la nostra cooperazione, la vicinanza tra le nostre nazioni ha un grande valore, ma è un valore che va valorizzato sempre più e sempre meglio. Diceva il primo ministro che nell'inizio del prossimo anno noi abbiamo già programmato il nostro comitato interministeriale e un business forum, cioè tenersi qui a Zagabria. Siamo d'accordo sul fatto che bisogna dare, diciamo così, un forte mandato a questo appuntamento.